Grande fratello VIP, sondaggi spin Albese possibile eliminato. Lunedì 20 febbraio 2023, tornerà in onda su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Il reality show di punta di Mediaset condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ormai a circa un mese e mezzo dalla finale, prevista per il 3 aprile, il gioco per i vipponi diventa sempre più difficile. A causa della reclusione forzata e anche alle simpatie o antipatie del pubblico. A distanza dalla puntata di giovedì 16 febbraio 2023, molti fan del programma si chiedono chi sarà a lasciare la casa più spiata d'Italia. Nella scorsa diretta del Grande Fratello VIP i nominati sono stati Antonino Spinalbese, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Nicole Murgia, Nikita Pelizzone e Sara Altobello. Stando a quanto emerso dagli ultimi sondaggi pubblicati online, in testa ci sarebbe Nikita Pelizzone con una percentuale di circa il 29%. A seguire dovrebbe essere Daniele e poi Sara Altobello. Ultimi invece sono il nuovo entrato Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese. Entrambi al momento, secondo i sondaggi, sono in parità, con circa il 12% di preferenze. Intanto nella casa del Grande Fratello VIP i vipponi continuano a fare scintille. Nei scorsi giorni, il GF VIP ha organizzato per i concorrenti una festa a tema carnevale. Tra maschere, canti e balli, non sono mancati i vari scontri. Il primo battibecco è stato tra Matteo Diamante, Luca Onestini e Oriana Marzoli, tutto è nato da un bicchiere sporco che ha acceso la miccia tra i due gruppi della casa. Matteo, raggiunto poi da Martina e sostenuto da Nikita e Antonella, si sono schierati contro Luca e Oriana. Tra i due gruppi sono volate enormi parole e gravi insulti che hanno portato la venezuelana a scoppiare in lacrime. Il secondo scontro invece è stato tra Edoardo Tavassi, Edoardo Donna Maria, Nicole e Antonella. Ad iniziare è stata Fiordelisi la quale ha accusato gli amici di Donna Maria, di averlo scaricato. Nicole è corsa a difendere Tavassi e tra le due coppie si è creato un nuovo litigio. Gli animi si sono poi calmati a tardi notte, ma tra i due gruppi il distacco è ancora molto evidente. Momento di tenerezza invece per Luca Onestini e Ivana, i quali nei giorni hanno condiviso con il resto degli inquilini i ricordi dei loro primi incontri e primi appuntamenti. Sembrano esserci dunque tutti i presupposti per una nuova puntata del Grande Fratello. Ricca di colpi di scena ed intense emozioni.